Buonasera amici del campionato universitario. Oggi si inizia a fare sul serio. Prima giornata, Coppa delle Università, di fronte Chiavo Veronica e Benfica. Diamo subito uno sguardo alle formazioni. Il Chiavo Veronica con la consueta tenuta nera, con Lembo, Massi, Fossati, Pirera, Camporese, Masserini, Cerrone e Lado. Risponde il Benfica in maglia biancorossa con Gioia, Gobbo, Marchese, Benedetti, Marchi, Nicolini e Finesso. Si parte ora col primo pallone, che verrà gestito dal Chiavo Veronica. Prova subito Camporese ad accendersi con un gran destro terrificante. Occasione molto ghiotta. Va in porta Camporese, viene murato da Marchi. Grande occasione per il Chiavo Veronica al secondo minuto di gioco. Palla buona per l'inserimento di Lado e c'è il vantaggio del Chiavo Veronica al quarto minuto di gioco. Bellissima la palla da parte di Camporese. Lado anticipa con la punta Marchese e fa 1-0. Con il tacco c'è il gol di Camporese. Difesa del Benfica decisamente morbida, addormentata, e quindi al quinto minuto c'è il raddoppio del Chiavo Veronica con Camporese. Che è tutto gioia. Va Benedetti, prova a rientrare in partita al Benfica col gol di Benedetti, ottavo minuto, 2-1. Andrà Marchi, va Marchi, la tiene Lembo. Andrà Graci col destro, parte ora, palla che gira, si stampa sulla mano di Cerrone e infatti è fallo ancora. Altra occasione da calcio piazzato per il Benfica. Va con la trivela Gobbo, ma Lembo è assolutamente disastroso. Gol del Benfica, 2-2, ma Lembo davvero rivedibile. Ora con la seconda frazione di gioco, con il destro meraviglioso da parte di Graci, un destro pazzesco all'incrocio dei pali e passa subito in vantaggio dopo 10 secondi di gioco il Benfica. Andrà Benedetti col mancino. Cesar Prates, questa andrà nei top moments. Va in porta con violenza Masserini, grande risposta di Marchese al nono minuto di gioco. Dai raga, è già ammonito, eh. Rosso. Camporese vuole sfidare Gobbo e poi riesce a metterla dentro e c'è il pareggio di Pirera all'ultimo minuto di gioco, a 30 secondi della conclusione il gol di Pirera che vale il 3-3. Buonasera a tutti, siamo qui con il capitano del Chiavo Veronica, Nicola Fossati. Un pareggio appunto all'ultimo minuto vostro, una grande partita combattuta, cosa ne pensi? Abbiamo giocato malissimo il primo tempo, abbiamo anche litigato in campo, chiacchieravamo, non riuscivamo a fare 3 passaggi di fila. Gli ultimi 10 minuti ci sono stati un po' di cambi, un nostro compagno si è andato, vabbè, sono stati un po' di sceneggiati in campo, comunque si è riusciti a giocare meglio, però pessima gara da parte nostra, potevamo vincere a mani basse, abbiamo giocato veramente male, sono molto arrabbiato. Esatto, anche perché il Benfica appunto arriva da un playoff, quindi era basso in classifica. Abbiamo battuto durante i gironi di andata, e oggi male, veramente male. Oggi male, bene, quindi un inizio abbastanza negativo per questa Coppa delle Università. Assolutamente, assolutamente. Bene, però ci rifacciamo, esatto, ci rifacciamo sulla prossima. Ok, grazie. Ciao a tutti, siamo qui con i ragazzi del Benfica, partiamo dal capitano Marchese, oggi appunto in porta perché mancava il solito portiere Pozzi. Come ti sei trovato all'interno dei pali? Beh, un po' a disagio perché era la prima volta sinceramente, però ho fatto una parata abbastanza importante direi e sono felice così. Bene, ottima prestazione quindi della new entry portiere. Pensavo a Pugi in quel momento, il nostro portiere, quindi sono sgattato. Bene, bene. Ok, invece parliamo appunto del tuo gol. Un gol che è servito a questo pareggio.
un pareggio all'ultimo minuto, appunto non si potrebbe dire al 90esimo perché qua si parla di 40esimo, sì, no. Però appunto un pareggio al 40esimo minuto, cosa ne pensi di questa partita? No, beh, dispiace aver preso gol all'ultimo minuto in questo modo, cioè, però l'uomo in più da loro ha fatto la differenza. E esatto, sì, perché e noi a un certo punto non ne avevamo più, cioè, sono degli ubriaconi, quindi devo dire che è andata abbastanza bene, cioè, eravamo sotto 2-0, un po' col cuore, un po' con la testa, anche se siamo riusciti a ribaltare il risultato, però il pareggio penso che sia giusto per entrambe le parti. Quindi un pareggio meritato per questa, per questo inizio di Coppa delle Università? Sì, no, un pareggio penso meritato. Bene, bene, ok, va bene, allora io vi auguro una vittoria per la prossima partita. Certo, forza Benfica! Forza Benfica! A posto, grazie! Forza Mainz soprattutto! Forza Mainz! Cioè, Mainz è nei nostri cuori, Capitan Becci su tutti quanti. Ma che Capitan Becci si è fatto male, hai saputo? No, scusami, è stato operato. È stato operato. Esatto, e non potrà giocare per ma un bel po'. Sono sicuro che la sua squadra vincerà il campionato per lui. Forza Mainz! Forza Mainz!